Inizia la prossima settimana in commissione l'esame della proposta di legge per la modifica della legge elettorale regionale. C'è molto scontro, soprattutto per quanto riguarda la soglia di sbarramento. I partiti più piccoli sono contro questo limite al 6% o al 4% perché rischierebbe di escludere le formazioni minori. Qual è la posizione dell'UDC? Lo chiediamo al capogruppo in consiglio regionale, Tonino Menna. Chiaro, noi abbiamo visto che tagliare le ali, tagliare i piccoli partiti significa arrivare al bipolarismo con due partiti o due coalizioni o cartelle elettorali, che significa che non funziona. Abbiamo visto a livello nazionale. Allora, io ritengo che il momento del bipartitismo e anche di questo bipolarismo muscolare sia fallito. C'è bisogno di un diritto di tribuna di chi anche non la pensa come noi e che invece merita di essere rappresentato anche in consiglio regionale. Anzi, tenere le estreme fuori significa poi creare problemi di conflitti sociali, di coesione sociale sul territorio. Noi siamo un piccolo partito, un piccolo gruppo oggi, ma stiamo lavorando per un grande centro, un grande partito dei moderati, quindi non mi preoccupa personalmente lo sbarramento del 6%, l'UDC ormai lo danno all'8% da solo, il terzo polo addirittura al 15%, per cui non è questo il problema. Il problema è invece di un confronto fra più culture politiche, tra più filosofie, tra più programmi per migliorare. Non esiste solo la sinistra e la destra. Consigliere, che messaggio manda a PD e PDL? Un minimo di, soprattutto se manteniamo il sistema maggioritario col premio di maggioranza, un minimo di sbarramento ci vuole. Se facciamo però un'asticella più alta, 6-7%, come qualcuno propone, allora dobbiamo togliere il premio di maggioranza.